intendiamo appunto chiedere due votazioni distinte per i due punti del dispositivo. Questo perché? Allora, per quanto riguarda l'obbligo di etichettatura, su questo non abbiamo dubbi, siamo assolutamente favorevoli, l'abbiamo anche con altri atti che abbiamo appunto discusso qua in consiglio e in commissione, su questo non c'è assolutamente problema, siamo convinti che la tracciabilità degli alimenti sia fondamentale per la tutela del consumatore, soprattutto per quando ci sono ad esempio casi di carni, prodotti fatti da miscele di carni diverse, per cui è importante capire l'origine esatta degli alimenti, da dove vengono prodotti, dove sono allevati gli animali. Per cui sul secondo punto non ci sono assolutamente problemi. Sul primo punto, qui è innegabile che, al di là delle questioni sanitarie che ha lanciato l'OMS, su cui discutibili, su questo non entro nel merito, è innegabile qual è il problema comunque sia dell'allevamento intensivo che viene attuato qua in Regione Lombardia, perché è questo il modello fondamentale. Dal punto di vista ambientale, sto parlando dal punto di vista ambientale, purtroppo il modello intensivo ha dei problemi. Ad esempio, la quantità enorme di litri di acqua che vengono utilizzati per produrre un chilo di carne. Si calcola che devono essere utilizzati migliaia di litri d'acqua per produrre un solo chilo di carne che poi viene mandata al consumo. La quantità di terra che deve essere utilizzata per produrre quei mangimi che servono a sfamare gli animali presenti negli allevamenti. Anche qui quantità di terra spropositata che magari potrebbe essere utilizzata anche per sfamare direttamente le persone. Il problema, lo vediamo qua in Regione Lombardia, il problema dei liquami. Dei reflui che originano gli allevamenti intensivi, che poi purtroppo vanno a creare problemi alla terra e alle acque presenti nelle falde. Per non parlare poi dell'uso di antibiotici eccessivo che viene effettuato negli allevamenti, appunto. Per cui il problema fondamentale della carne suina, avicola, bovina, eccetera, prodotta in Regione Lombardia è questo modello, che dal punto di vista ambientale crea problemi, crea danni, e questo è indiscutibile. Addirittura, se vogliamo parlare anche a livello sovranazionale, l'allevamento di carni è il principale responsabile della desertificazione e della deforestazione nel mondo, per cui è innegabile che questo crea un problema, per cui noi intendiamo votare appunto in modo diverso e separatamente per i due punti del dispositivo. Grazie.